Buongiorno a tutti, ben trovati con la nostra rassegna stampa. Leggiamo insieme i titoli di oggi, mercoledì 6 gennaio. Iniziamo come di consueto con il quotidiano del Molise. 300 euro per i nuovi poveri, la lezione di civiltà del Molise. Si potrà fare domanda al proprio comune di residenza dal 16 gennaio al 28 febbraio. Nel taglio alto la politica in vista del rimpasto dell'esecutivo regionale. Fanelli, Veneziale in giunta, Isernia restano in lizza, Tedeschi e De Bernardo. Frattura e ciocca hanno ringraziato la Scarlatelli, Protezione Civile, ricostruzione post-sisma, parte la riforma. Campobasso. Dopo 20 anni il PM Venditti lascia la procura. Termoli, il nunzio apostolico in Iran parla ai profughi. Il caso lascia la Sicilia, la volta di Termoli e scompare. Rio Nero Sannitico aggredisce educatore del centro, migrante nei guai. Sesto Campano, minaccia di morte, moglie e figli con l'ascia arrestato. Ampio spazio allo sport, oggi inizia la Serie D, la prima del girone di ritorno. I lupi aprono il 2016 a Recanati, firma Tascini, l'Isernia prova a fermare Vittorio Esposito. Impegno casalingo contro il Chieti per il rinnovato Agnone. Eccellenza il Vasto Girardi di Bernardi in trasferta nel capoluogo. Calcio a 5, Venafro e Bonifro si giocano la Coppa Italia. L'evento giornata dello sport, ospiti Pancalli e Lucchetta. Proseguiamo con le notizie di tutto Molise. Ecco la pagina di questo mercoledì. Sanità inizio anno tra disservizi e rabbia dei dipendenti. Un 2016 iniziato non nel migliore dei modi, quello della sanità molisana, visto il recente disservizio causato dal malfunzionamento del sito internet dell'ASREM. A seguire la politica in fermento tra nomine e prossime elezioni. Apriamo proprio questo articolo, leggiamolo nel dettaglio. Iniziato il nuovo anno, la politica molisana è in fermento. Se il centro-sinistra è chiamato a sciogliere il nodo del quarto assessore, così come quello relativo alla nomina del vertice di Finmolise, incarico prima ricoperto da Carlo Veneziale, il centrodestra fila le armi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, pronto a riconquistare un ruolo di primo piano sul territorio regionale. Proseguiamo con i titoli di primo piano Molise. Lorenzin, via i reparti con meno di 500 parti. Il ministro della Salute mantiene la linea dura. La situazione in regione al Cardarelli, oltre 1.000 bimbi nel 2015. Al Santimoteo, superata la soglia per un soffio, il Veneziale resta sotto. Le morti registrate negli ultimi giorni riaprono il dibattito sui punti nascita. Palazzo Vitale, nomine, frattura, firma il decreto per Brasiello, entra nel vivo la riforma della protezione civile. Il welfare al via i bandi dei comuni per il reddito minimo, esulta il Movimento 5 Stelle. Nel taglio alto troviamo la cronaca, minaccia la moglie e i figli con un machete, trentenne di Sesto Campano in manette, aveva già cercato di incendiare il negozio dell'ex suocera. A Rio Nero Sannitico colpisce con una padella l'operatore del centro di accoglienza nigeriano denunciato. Troviamo anche una notizia che riguarda Cantalupo, con l'auto sotto il TIR lungo la statale 17, due anziani finiscono in ospedale. L'ultima ora di primo piano Molise, molisano 58enne ucciso a Caracas durante una rapina. Vediamo lo sport, Serie D in campo, lupi a Recanati, c'è anche Tascini, Isernia e Agnonese, impegni casalinghi. Calcio regionale, la Befana regala agli appassionati 15 gare tra eccellenza e promozione. Terza edizione, l'ex pallavolista Andrea Lucchetta, il super ospite della giornata dello sport della Regione Molise. Vediamo adesso i titoli di Futuro Molise. Corte d'appello di Campobasso, scarabeo, ampio sostegno a chi ne difende la presenza sul nostro territorio. Reddito di cittadinanza, Movimento 5 Stelle, si parte, il percorso verso un Molise più equo è cominciato. Raccomandata proveniente dalla Croazia, la Polizia di Stato mette in guardia i cittadini, è una truffa.
Continuiamo la nostra rassegna con le notizie della Gazzetta del Molise. Scopriamo insieme a chi oggi viene assegnato l'Oscar del giorno e a chi invece il tapiro. Ecco qui, l'Oscar del giorno va all'assessore regionale Vittorino Facciolla, mentre il tapiro del giorno all'assessore comunale Salvatore Colagiovanni. La Befana porta in regione consulenti e dirigenti, ai cittadini meno servizi e medicine a pagamento. Sanità, in Puglia si apre in Molise e si chiudono ospedali e reparti. Regione Petraroia il tavolo per pochi intimi per l'area di crisi. Campobasso, via Montegrappa, i residenti si ribellano al caos. Scorriamo, vediamo nel dettaglio la pagina 2 della Gazzetta del Molise. Il Molise è il peggio di tutto e di tutti. Una struttura di cardiochirurgia all'ospedale Riuniti di Foggia e i vertici delle aziende sanitarie toscane rinunciano all'indennità di risultato che spetterebbe loro di diritto. Nel Molise chiudono gli ospedali di Larino e di Venafro, viene reintrodotto il vitalizio per gli amministratori e la dirigenza incetta migliaia di euro per la produttività. L'intervento è del Movimento 5 Stelle, a seguire il reddito di cittadinanza si parte. A pagina 3, il miracolo della moltiplicazione dei dirigenti, l'ARPA viene divisa in due per nominare così un dirigente per l'ambiente ed uno per l'acqua, a breve uno per l'aria. La nota, la matematica non è un'opinione, si parla anche di lavoro, ma se il Molise perde i giovani, il sindaco di Rocca Mandolfi si dice preoccupato per il costante calo demografico. Continuiamo con Agenzia Stampa Molise. Boccardo della UIL, ho portato il carbone a Renzi, ma pensavo anche al Molise. I lavoratori della UIL hanno portato innanzi a Palazzo Grazioli la calza della Befana con dentro cenere e carbone in segno di protesta. Isernia, 300 euro al mese a famiglie in difficoltà, frattura e ciocca, parte la riforma della protezione civile e ricostruzione. Servizio civile nazionale, approvato progetto Gaeta Città d'Arte alla scoperta del territorio. Dalla stampa locale a quella nazionale, leggiamo il quotidiano La Repubblica. Lite sui migranti, vertice dell'Unione Europea, notte di paura a Colonia, lo scontro sulle frontiere in Turchia, 37 vittime, tra loro 7 bambini. La fotonotizia del giorno ritrae Obama, armi, le lacrime di Obama, fermerò le stragi d'America. L'Iran proibisce i viaggi alla Mecca, Riyadh non garantisce la sicurezza. Nel taglio basso, Piersanti Mattarella, 36 anni dopo, ecco il volto mai visto del killer. Dalla Repubblica alla pagina di Libero. La terra dei cachi, il PM dorme, scafista liberato, arrivato da clandestino nel 2011, l'abbiamo tenuto in quanto meritevole di protezione, arrestato per traffico di esseri umani, siamo costretti a scarcerarlo per un errore dei giudici e lui è già sparito. Raid di 1000 immigrati con stupri e molestie, due profughi violentano la psicologa del CIE. Zalone fa sempre più ridere, l'ultima la UIL lo processa, infanga il dipendente pubblico. Prezzi fuori mercato, arriva la bolla del prosecco, troppo bassa qualità in giro. Da Libero alla Gazzetta del Mezzogiorno. Emiliano, avviso a Renzi, subito via il carbone anche dall'Ilva, altrimenti rischi alle elezioni. Resto alla sanità per evitare le scelte elettorali dell'assessore di turno. Sui nodi della Puglia, il presidente della regione rilancia il suo programma alternativo alla linea di governo. Galletti e Realacci, l'Ilva non sarà lasciata a se stessa. Caso Taranto, lo Stato rimarrà sempre in campo. L'ideologo lascia Grillo, stampella di Matteo, diritti civili, Alfano avverte il Premier. 5 convogli per 20 milioni arrivano i commissari, Sud-Est compra altri treni ma inutili. Nel taglio basso si parla di saldi, partenza sprint a Bari, sconti fino al 70%, la pioggia non ferma l'assalto ai negozi. Proseguiamo con L'Avvenire.
Strage da fermare, questo è il titolo di oggi. Altri naufragi nell'Egeo, 36 i morti. In Turchia, bimbo assiderato. L'Europa chiude le frontiere. Nuova tragedia delle migrazioni. Oggi vertice dell'Unione Europea con Svezia, Danimarca e Germania sulle restrizioni poste al trattato di Schengen. Alfano, il carcere per chi sfrutta gli uteri in affitto. L'intervista, referendum abrogativo, se passa il DDL Cirinnà. Le lacrime di Obama per fermare le armi, varate misure contro l'acquisto facile, già scontro negli USA. E chiudiamo come di consueto con le notizie sportive, leggiamo la Gazzetta. Desiderio Fellaini, scatto del Milan per il belga, Marotta pronto se parte Zaza. A Empoli, ore 18, sfida delicata, Inter testa o croce, la capolista braccata da Viola, Napoli, Juve e Roma non può sbagliare, si affida ai gladiatori. Shoah Marassi, derby alla Samp e Super Cassano, ma che Pavoletti. Donadoni e destro, pericoli per Sinisa, via, sono un leone. Bene, con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, vi lascio ora alle previsioni del tempo. Arrivederci. Il meteo è offerto da. Signora, dico a lei: ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per mercoledì 6 gennaio. Una perturbazione atlantica interesserà le nostre regioni sudorientali con una diffusa nuvolosità tra Puglia, Basilicata e Molise, responsabile di piogge sparse in pianura. Attese anche nevicate sull'Appennino che in serata scenderanno fino verso i 1200-1300 metri sui rilievi del Molise. Temperature in diminuzione a partire dalla serata. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 2, massima 7 gradi, Isernia minima 4, massima 11 gradi, Termoli minima 9, massima 12 gradi. Il meteo è stato offerto da. Signora, dico a lei: ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.